Il concetto alla base di Multistrada è da sempre quello di una moto capace di adattarsi alle circostanze più disparate. Tuttavia, per andare incontro alle esigenze dei clienti, Ducati ha sempre declinato la propria multimoto in più versioni, ognuna più adatta a una circostanza specifica. Questo è successo anche con la nuova V4. All'introduzione sul mercato della Multi V4 Base ES è seguita quella della super sportiva Pikes Peak e adesso è arrivato il momento della versione dedicata all'adventuring. Si chiama Multistrada V4 Rally ed ha tutta una serie di modifiche che la rendono più adatta al turismo avventuroso. La nuova arrivata è dotata di un serbatoio più capiente da 30 litri. Il plexi è più alto e largo. I cerchi non cambiano nel diametro, 19 pollici l'anteriore e 17 il posteriore, ma sono a raggi, tubeless. E le sospensioni Marzocchi semiattive hanno escursione maggiore, 200 mm per entrambe le ruote, con un vantaggio anche per la luce a terra, che cresce fino a 230 mm. Sono nuove le pedane di pilota e passeggero ed è stato rivisto nella posizione il meccanismo di aggancio delle borse laterali per migliorare il comfort di chi siede dietro. Ci sono nuovi deflettori e convogliatori per migliorare lo smaltimento dell'aria calda ed è stato introdotto un paramotore metallico. Per il resto la moto è stretta parente della V4S. Il suo cuore è il V4 Gran Turismo, questo propulsore di 1158 cm3, dispone di alimentazione ride-by-wire, distribuzione a doppio albero a camme in testa con molle e bilanciere a dito, albero motore controrotante, cambio elettronico bidirezionale e frizione antisaltellamento. L'angolo incluso tra le bancate è di 90 gradi ed è prevista la disattivazione dei cilindri posteriori in determinate condizioni di marcia. La potenza dichiarata è di 170 cavalli e la coppia è di 125 Nm. Il motore è anche elemento portante della ciclistica. È abbinato a una monoscocca in alluminio nella parte frontale e a un forcellone a doppio braccio in alluminio nella parte posteriore. Le sospensioni, oltre a tutte le funzioni legate alla logica di funzionamento semiattive, aiutano nelle soste abbassando il retrotreno e a motocarica semplificando il sollevamento della moto dal cavalletto laterale. L'impianto frenante sfrutta all'avantreno dischi di 330 mm con pinze Brembo Style EMA. La sella è regolabile nel range 870-890 mm da terra e il peso in ordine di marcia è di 260 kg. Completissima l'elettronica con la quale il pilota si interfaccia attraverso un display TFT di 6,5 pollici. Grazie al doppio radar la moto è dotata di cruise control adattivo e blind spot detection. Ci sono poi ABS cornering, cornering lights, controllo di trazione e dell'impennata, regolazione del freno motore, aiuto per le partenze in salita e sistema di avviamento keyless. Arriverà a inizio anno con un prezzo a partire da 27.740 euro, indicativo chiave in mano.